Un'esposizione che va ben oltre semplici istantanee di vita. Alla Fondation Cartier di Parigi è in mostra il lavoro della celebre fotografa Claudia Andujar, nata in Svizzera ma cresciuta in Brasile, dove ha consacrato gran parte della sua carriera alla difesa della comunità indigena degli Yanomami. L'esposizione punta i riflettori sulla lotta quotidiana di questi aborigeni contro la politica anti-ecologica di Jair Bolsonaro. Il nostro attuale presidente è molto diverso da quelli che abbiamo conosciuto in passato, spiega il leader degli Yanomami. Ma proprio come ai tempi della dittatura militare abbiamo qualcuno al potere che non ama gli amerindi, che non ama l'ambiente, che non capisce il valore della foresta amazzonica e che non capisce che noi, gli indigeni, rispettiamo la foresta e la difendiamo. L'Andujar scoprì il popolo e la cultura Yanomami negli anni 70, quando le loro terre erano minacciate dalle operazioni di disboscamento della foresta amazzonica e dalla politica di espansione agricola del governo. Oggi la situazione per questo gruppo di circa 35.000 persone non è di certo migliore, come hanno dimostrato i devastanti incendi dello scorso anno.